Brucia il Vesuvio. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona dell'ex Cava Fiengo, nel territorio ricompreso fra i comuni di Portici ed Ercolano, nel cuore del Parco Nazionale. La densa nube di fumo sprigionata dalle fiamme è visibile anche dal Golfo di Napoli. Tutta l'aria alle falde del vulcano è avvolta dall'odore acre emanato dalla cava in fiamme. Il rogo dalla zona di Novelle Castelluccio si sta estendendo alle altre vicine discariche abbandonate. Squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro da ieri pomeriggio per circoscrivere l'incendio. Avviate le indagini per risalire ai responsabili. È caccia ai piromani. Tra la popolazione della zona c'è molta apprensione per l'ennesima emergenza ambientale legata alle vecchie cave dismesse. Preoccupazioni condivise anche dal presidente dell'ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo. È stato un incendio che è partito da un incendio di rifiuti, perché quella è una zona insomma dove avvengono ancora degli sversamenti, che poi si è allargata alle sterpaglie secche e quindi poi è aumentato di dimensioni. Purtroppo questi criminali ancora ci sono. Noi stiamo cercando, insieme ai comuni, insieme alla protezione civile, ai carabinieri forestali, ai vigili del fuoco e alla regione Campania, di fare quanto più possibile squadra, perché sono attività complesse dove appunto intervengono varie istituzioni e quindi è necessaria una forte sinergia, sulla quale stiamo mettendoci al lavoro con un grande impegno.